Ora et labora, prega e lavora. Su questa regola sancita da San Benedetto nel 1500, ancora oggi si regge granitica l'abbazia di Montecassino. Distrutta e ricostruita più volte nel corso dei suoi 1488 anni, oggi l'abbazia benedettina sta subendo anche il terremoto giudiziario legato alla presunta appropriazione indebita attribuita dagli inquirenti ad un ex abate in carica dal 2007 fino al 2013. Il Dom, secondo la Procura di Roma, che lo ha rinviato a giudizio, si sarebbe appropriato di mezzo milione di euro destinato ai poveri. Nell'inchiesta è finito anche il fratello dell'ex abate, un commercialista accusato di aver riciclato quel denaro. Questo fatto dell'abate che avrebbe preso 500.000 euro, l'ex abate. Ma io credo di più. Anche di più. Secondo me sì, perché è scomparso. Adesso subirà un processo. Ma quale processo? Manco processo, in galera e basta. È un personaggio ambiguo. Cosa si dice qui alla Caritas tra di voi No, volontari? io non parlo. No. Lei invece lo sa, questa vicenda interessa anche voi perché questi erano soldi destinati appunto ai bisognosi. Sicuramente ha sbagliato. E ora vediamo la giustizia che dice. L'ex abate aveva già fatto sobbalzare gli ambienti cattolici, scandalizzati per la sua vita, sembra dedita al lusso e pare anche ad abitudini affatto conformi all'abito religioso, ostriche, champagne, hotel da migliaia di euro a Londra e Milano avevano già destato sconcerto, quando qui è arrivata pure la notizia che il 10 ottobre prossimo sarà giudicato per la questione dei soldi. Qui a Cassino, al Dom, 191esimo successore di San Benedetto, viene attribuita anche la responsabilità di aver causato la perdita della diocesi che è stata spostata a Sora. Un dolore per tutti. Per tanti anni abbiamo avuto la diocesi di Montecassino, quello è stato una cosa che ci ha abbastanza sconvolto, sì.